un'azione non violenta, cioè un movimento di azione non violenta, mi è sembrato di capire che un modo per farlo è quello del boicottaggio. La domanda che mi è sorta è l'unico modo, quello del l'unico modo non violento quello del boicottaggio? Ad esempio, mi era venuto in mente che il dialogo, il fatto che all'interno di Israele ci fosse un dialogo tra arabi e israeliani, che o tutte le persone in generale, ovunque siano, ci sia un dialogo che porti a una ferita e a una rottura interna di Israele, visto che Israele comunque internamente è un paese democratico dove il popolo può scegliere, se questa è un'altra soluzione, perché sembrerebbe di capire, non conoscendo bene il PDS, che sia soltanto l'unica soluzione sia quella del boicottaggio, che non ci sono altri lati su cui anche agire oltre al boicottaggio. Masters and slaves never have dialogue. Padroni e schiavi non possono avere dialogo. A slave has two choices: to resist the master and assert his or her rights, or to accept slavery as fate. But to call it a negotiation or a dialogue is an absolutely false concept. Un schiavo ha due opzioni: la resistenza o l'accettazione del suo ruolo di schiavo. Ma chiamare la relazione con il padrone un dialogo o una negoziazione è una falsità. In the Palestinian BDS movement, we're not against talking to Jewish Israelis, let alone Jewish persons outside of Israel. In fact, as I said, many Jewish Israelis support the BDS movement. Nel movimento BDS non abbiamo nulla in contrario al parlare con gli israeliani, anzi ci sono molti ebrei israeliani che sostengono il movimento BDS. But we make a clear distinction between what we call co-resistance and co-existence. I know it's very difficult to translate. Ma c'è una netta differenza tra quello che chiamiamo co-resistenza e la coesistenza. Oh, that was easy. I expected some long Italian word. What we mean by co-resistance is Israelis who support Palestinian rights under international law and are ready to work with us to end the Israeli system of oppression. That's what we call co-resistance. La coesistenza è quella con ebrei israeliani che sostengono i diritti dei palestinesi all'interno della legalità internazionale. E sono pronti a lavorare insieme a noi per porre termine a questo regime di oppressione. But if they do not accept our equal rights, then they do not see us as equal humans. If I'm sitting up there and somebody's sitting down there, we cannot call this a negotiation. It's shouting. He has to come down or I have to go up so that we can have a dialogue. Se non si accettano uguali diritti, di fatto non ci si sta riconoscendo come ugualmente esseri umani. E senza questa uguaglianza non c'è dialogo, c'è ridarsi. Se uno è lassù e uno è qua giù, non può essere un dialogo, bisogna portarsi allo stesso livello in qualche modo. Some Europeans, especially in Italy, I don't know why, they love to see Palestinians and Israelis doing all kinds of things together. Baking bread for peace, going to the North Pole for peace. Molti europei, in particolare, mi stupisce perché in Italia amano tantissimo vedere israeliani e palestinesi che fanno cose insieme, qualunque cosa insieme, tipo panificare insieme, andare insieme al Polo Nord per la pace. But you know, we don't want to be a circus to entertain Italians or Europeans. It's not our job to love our oppressor so that Germans and Italians feel better about the Holocaust. Ma non vogliamo essere un circo per intrattenere gli europei. Non tocca a noi, non è il nostro lavoro quello di fare cose che facciano sentire meglio gli italiani e i tedeschi riguardo alla Shoah. I was in the Netherlands once, in The Hague, and an elected council member asked me, the solution to this conflict, he called it, is love.
Palestinians and Israelis have to love and hug each other. Mi è capitato in Olanda all'AIA di sentirmi dire che la soluzione al conflitto, come è stato definito, stava nell'amore, nell'abbracciarsi. So I told him che l'oppresso dovrebbe amare l'oppressore. So I told him if you see a master and a slave hugging, it's not love, it's rape. Così gli ho risposto, se vedi un abbraccio tra un padrone e uno schiavo, non si tratta di amore, si tratta di stupro. You have to end oppression and maybe, maybe somebody will love somebody. But before ending oppression, let's not talk about love. Occorre terminare per un termine all'oppressione e poi forse quando non ci sarà più oppressione, forse qualcuno verrà qualcuno, ma fino a quel momento non si può parlare di amore.